Cioè, come sono diventato professional, ragazzi. Come sono diventato professional. Buonasera a tutti. Buonasera Schiaccio Sempre Quadrato. Buonasera Lucio. Buonasera Rufi. Buonasera Marione. Grande per aver già avviato il sondaggio. Ragazzi, visto che sto usando il programma nuovo, ditemi subito come sistemare l'audio. Non vi chiedo neanche se va sistemato. Vi dico direttamente, ditemi come sistemarlo, perché io purtroppo non posso, non ho ritorno, quindi più che altro la questione equilibrio tra audio di gioco e audio della mia voce. Non l'ho minimamente toccato, quindi fatemi sapere se va a posto così, se devo abbassare uno, alzare l'altro e io mi sistemo velocemente, più o meno credo velocemente, sì, beh dai, non dovrebbe essere praticamente difficile. Si sente bene? Ok, grazie Oscar. Sera Michael. Si sente bene, ma che culo. Buonasera Andri, buonasera. Allora ragazzuoli, siamo appena tornati, io sono reduce da 11 ore di lavoro. Qui non sono stanco, assolutamente, e perdonate se stasera avrei dovuto intitolare la live a cena con Labbo. Mi faccio una piada veloce mentre andremo ad estrarre, e stavo anche rischiando di dimenticare gli occhiali al lavoro, tra le altre cose stasera sarebbe stata dura. Allora, novità, siamo esclusivamente su Twitch. Non vedo il numero di spettatori, vabbè, ma pace, me ne farò una ragione, tanto non me ne sono mai fatto una malattia. E niente, oggi mi avete già scritto in molti che l'avete trovato, mi avete scritto anche in molti che avete shaftato. Vabbè, è un must, ragazzi, è un Dream Fest. Io di mio credo che andrò tipo all in, più o meno, perché sto Ishizaki veramente mi serve tantissimo. Credo che i due giocatori che oggi esistono in game, che mi servono più di tutti in senso assoluto, siano Ishizaki in difesa e Napoleon in attacco. Allora, ciao Netco, ciao Ciccio, la mia classe, fantocci. Sei grande Marione. 150 Dreamball, 0 SSR, vabbè, ma 0 SSR in questi banner quasi normale. Buonasera Umale. Poi io 500 Dreamball, ma il vero uomo è uscito. E buono, io ci farei la firma. Dai Barda, stasera ti esce brusco la maglietta del Milan per premiare la tua lunga giornata. Lascia stare che già vederlo così con la maglia dell'Inter è una sofferenza tutte le volte, raga, non potete veramente capire. Non potete capire. Non credo di dover, a differenza delle live del venerdì, a sto giro non c'è molto da notificare, nel senso che notifiche hanno solo messo quelle del Dream Fest. Buon appetito intanto, so che non si parla con la bocca piena, ma abbiate pazienza, sto giro tira così. Allora, siamo almeno in 10. Qualcuno che riesce a vedere il numero di spettatori? Io purtroppo da qua non lo vedo. Mi dice in quanti siamo? Se siamo almeno in 10 vado a pullare direttamente. Anche perché si è già fatta una certa. Già iniziato a pullare? No, dovrei andare tipo ora. Pulla mentre 50. Ah, madonna. Anch'io che sono romanista soffro per lui e da voi. Vabbè, ho visto che siamo già una cinquantella, direi di andare spediti, non indugiamo oltre. Non che venerdì sia stato questo grande aggiornamento, ma è però in teoria sempre, quando c'è il Dream Fest dopo l'aggiornamento del venerdì è sempre così. Poi quando è lunedì è troppo vicino, ancora se fosse stato mercoledì, ma lunedì è proprio attaccato. Ok, oh, ripeto, buon appetito, iniziamo. Quante ne posso fare? 14 alla fine. Stamattina ho provato 150 Dream, ho trovato 3 Dream Fest vecchissimi. Ma forse mi avevi anche scritto su YouTube, perché c'è un ragazzo che mi ha scritto su YouTube per dire che ha trovato solo 3 Dream Fest vecchi come il sedere. La prima mi sa che fa cagare. E infatti, adesso rompiamo gli indugi con questa bella vuota. Nel frattempo suggeritemi voi come mangiate la piadina, o qual è la vostra piadina preferita. Mi serve per eventuali ricette future. Ciao Dadde.
seconda mi sa che fa cagare come la... No, fiamme rosse. Con Snyder. Le tipe. Due. Magari tre. No, due. Vabbè, speravo nella terza. Vabbè, oh, è new. È il rate up. C'è la coppa agilità. Cacchio, non ho ancora ho fatto 5 partite. Vabbè. Uno l'abbiamo portato a casa, dai. Rivaul già ce l'ho, quindi. Allora, fatemi vedere Levin perché non me lo ricordo, giuro. Allora, combinazione Monaco, tanti saluti. Col piffero che metto dentro Xiao. Col piffero, non ho uno Xiao giocabile. Anche volendo. Bello mangiare e pullare, comunque. Comodo. Tovagliolo, piadina, cellulare, microfono, un casino. Webardone, come lo vedi sto Ishizaki? Oh, è vero, tanto non l'ho visto Ishizaki. Non l'ho visto Ishizaki. Ah, combinazione Monaco, però è vero, è solo con Snyder. Non è con... Non è con Xiao, erano due, no? Ok. Allora ci posso stare. No, scherzi a parte. Scusate, vado un attimo indietro. Perché io ridendo e scherzando... una cosa e l'altra, Ishizaki mica l'ho visto. Allora, Barde, fidati, un romagnolo, piadina, erbe di campo e salciccia è la morta sua. Ok, va bene, mi fido. Io non ho già per Red con dentro anche Zidane e Pierre. Non so se convenga prendere Rivaul da mettere al posto di Zidane. Rivaul però devi avere un altro giocatore straniero verde. Se già giochi con un altro straniero verde ce la puoi fare. Cioè è buono, rende di brutto. Bardo oggi squadra 50 dribble in Ishizaki. Che culo l'Oribi. Allora, 8.600 di dribble, 9.200 di passaggio. Sì, ho visto delle statistiche che giravano online che praticamente il dribbling e passaggio è un attaccante. Poi contrasto 9.6, blocco 11.2, intercetto 9.9, di fisico 6.9, 6.9, 8.2. Allora, peccherà sicuramente nel contrasto perché lui ha la difesa determinata da 405 che oggettivamente fa cagare. Pecca nel pecca per modo di dire, perché poi comunque qua cos'è che ha colpo vigoroso? Quanto? 30%. Pecca. Vabbè, pecca nel contrasto è un parolone veramente. Annulla il sigillo, riduce il tempo di stordimento del 50%. 4.5 con 3 giocatori di club. Autoblocco, autointercetto, killer del tiro a palla alta e bassa. Tranne palla alta e bassa. Ah, regà. Ma di che stiamo a parlare? Bravo Ruffi, c'è il contrasto migliore nella coppa. Giusto. Avrei Roberto, però prenderebbe il posto di Pierre. Beh, allora va bene. Di Pierre? Aspetta, Pierre quello nuovo? No, Milsaga no. No, dai. No, Pierre quello nuovo no, non credo proprio. Oh, sì, per carità, Uno è più regista e l'altro più goreador. Se ti serve uno che faccia più da regista, va bene anche Rivaul. Però se hai già Pierre, non è che io mi sfonderei la testa per trovare Rivaul. E comunque l'uomo vero è veramente, veramente figo. Non mi ricordo neanche quante stazioni ho fatto, andiamo avanti e via. Chance 5 gabbiani. Viola. Tocchiamoci. Ricordi dorati, quindi altri due. Mi è partito un pezzo di piada sul cellulare. Ma no, ricordi dorati minimo è due. Ci deve essere un fake out. Dammi un fake out. Eccolo. Che merda. Minchia, che sbocco però. Mi è andata la piadina di traverso. Ma questa è vuota. Tanto Vitti, grazie per il follow. Mi sono perso a parte il Bard che sta zannando qualcosa. Per adesso solo Levin. Solo. Buttalo via. Questa è vuota. Ciao Andri, grazie per il follow.
Ciao RXV, ciao Frank, come andiamo? Beh, tutto sommato, vabbè, oddio, me ne mancavano due, uno dei due già comunque l'ho trovato, quindi male, male non fa. Ciao Turbo G, minchia bellissimo nome Turbo Gigi, grande Turbo Gigi. Guarda, ma una pullata alla donna è al telefono ed è stanca anche lei oggi, sono tornati insieme. Giornata pesante, raga. Un gabbiano. Niente fiamme. Zompa. Levi dopo quanto? Credo alla seconda. Tanto ne sono usciti due, non di Levi. Sono usciti due SSR uno in fila all'altro. Se secondo era Ishizaki potevo salutarvi, chiudere la live e tipo emigrare in Svezia, perché poi qualcuno sarebbe venuto a casa a cercarmi per randellarmi. Beh, vedo che nel frattempo ci stiamo dando dentro con gli SSR, eh? Mi ha fatto quei due pulli bellissimi. 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 Parliamone. Adesso basta, si è rotto. Si è rotto il gioco. Barde però concentrati. Ma dai, 5 gabbiani. Qua un SSR c'è per forza. Fiamme viola. Come prima. Due, ma dalle fiamme viola non mi aspetto nulla. Non aspetto mai nulla dalle fiamme viola. E infatti. Sì, ma non è new. Mannaggia te, non è. Oh, due su tre, ma uno, cacchio, mi serviva. Uno. Uno me ne serviva. Uno me ne serviva. Non è new, porco cane. Magari fosse new. È quel pool, ragazzi. Questo, ragazzi, questo è quel pool. È dove ti dà tutti tranne l'unico che ti serve. Questo, sì, lo so che è perché c'ha la maglia diversa, lo so anch'io, ci mancherebbe. Però questo è quel pool. So che è quel, mi sa che ne faccio altre 3, 200 me le tengo da parte per sport. Le fiamme verdi, giustamente. Se non sono quelli, no, neanche skippa, perché non ci sono neanche i giocatori al completo. Io ho preso solo lui, volevo gli altri due. Chance. Fiamme viola. Minchia. Cioè, ma mi devono proprio ammazzare tutta la suspense le fiamme viola. Ciao Gabri. Ho trovato Rivaul e Levin. Tre di fila. Merda, merda, merda. Merda che caga merda. Bellissimo. Bello. Mamma mia. Questa non è una trollata. Questa è peggio. Questa è peggio di una trollata. Però aspetta. Sto calzo cosa c'ha di buono? Che magari lo uso per passare le tecniche al Dream Fest. No, non mi serve. Contrasto già ce l'ho doppio. Ne ho già due di contrasti su quello. Mi serviva. Mi serviva niente. Mi serviva niente. Che schifo. Cioè, questo è l'emblema dello schifo. È l'emblema dello schifo. Vabbè, a questo punto le finisco. Cacchio, me ne frega. Tanto alla DC non devo pullare. Fiamme rosse, questa già mi potrebbe piacere. Giocatori giappi. Andava tutto bene fino a Roberto. No raga, mi fermo. Non è sera. Dai, l'abbiamo capito, non è serata. Non è serata. Mi fermo, me ne tengo 200 da parte. Non è serata. Si è capito l'andazzo, fine. Mi ha fatto capire che non è cosa. Sono a 215, guarda, faccio tre singole per arrivare a 200. Arriviamo a 200 e chiudiamola qui. Ci stavo credendo coi coriandoli, eh.
Ma almeno Revi riesce a incastrarlo, no? Mi va bene per la coppa. Per la coppa agilità probabilmente lo butto. Quindi l'uomo vero è il miglior difensore del gioco. Sì, anche perché gli altri oggettivamente fanno cagare. Cioè, nel senso, difensori veramente, 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 veramente forti nel gioco oggi ce ne saranno tipo 3. Stai mangiando la piadina infinita e sto mangiando a rate. Ikuze tsubasa! E ultima, fine, via. Boom. Basta, mi sono fatto 515 dream ball, mi sono sparato. Ok, finita la pappa, finito il bere. Allora ragazzuoli, spero che voi sia andata meglio di me. O almeno che non abbiate... In realtà non posso dire... Non posso dire che sia andata male, però. Comunque, il retap ne ho trovati 2 su 3. Sfiga vuole che l'unico su 3 che volevo non me l'ha dato. Cioè, non che Levin, che problema è che non lo uso. Comunque, la difesa giappa con Mizugi, Akai e questo Shizaki non è mica da ridere. Minchia. Teoricamente non la passi, però dai. No, non è uno shaft completo. Non è uno shaft completo. È un po'... È un mezzo... È un mezzo shaft, è uno shaft al 50%. Oh, fammi allenare Levin e fammi vedere se riesco almeno a inserirlo per la coppa. Minchia, per la coppa almeno dovrei riuscire a... Ma non me ne aveva dati due? Ah sì, eccolo qua, il primo. Sono convinto che se continuasse a pullare con quelle 200 che ho adesso mi darebbe probabilmente un altro Riva Hull, ma non Ishizaki. Allora, Ishizaki che tra le altre cose mi sono già beccato oggi in rango. E mannaia lui se veramente l'hanno fatto sgravo. Porco cane quanto cacchio l'hanno fatto sgravato, veramente. Boom, via, così, giusto per... le carte te le ha date, purtroppo lo script, sì, purtroppo è quello. Cacchio però che sfiga, oh, 2 su 3, veramente. 2 su 3 non beccare l'unico... E non beccare l'unico che veramente cercava. Più che altro perché mi sistemava quello che è da tipo sempre il mio più grande punto debole assoluto per quello che riguarda questo gioco, ovvero la difesa. Che sostanzialmente il mio grossissimo punto debole in questo gioco è sempre stata la difesa. Ci fai vedere la squadra che usi per le serie? Sì. In attacco o in difesa? Perché uso due squadre diverse per attaccare e per difendere nelle partite di serie. E dov'è tutti quello che ne ha di meno? Tutti, questo ne ha 143, via. Oh, ecco. Rivaul lo bruci sul baulato. No, però probabilmente... Perché c'è il tiro combinato con Snyder, Rivaul non vale neanche la pena di bruciarlo. Varrebbe quasi la pena di utilizzarlo per fargli boundary break a quello original. Perché tanto col tiro combinato con Snyder, se il prossimo Rival che esce non giochi Snyder, il tiro combinato non glielo dai. Io con 295 Dream Ball, 6 SSR, 3 Dreamfest, 2 Retap. Indovina come mi serviva Ciccio, direi che ci è andata la stessa maniera se me lo dici. A questo punto entrambe, sì tanto ne una a fianco all'altra, quindi non è che ci si mette molto. Lui che cosa vuole? Sì, poi? Poi non ne vuoi più di medaglie? Poi basta? Solo queste? Serio? Pretendere il signorino, eh? È pretenzioso. Cacchio, però è vero, non avevate tutti i torti. Considerando che mia moglie è interista, avrei dovuto far veramente pullare lei. E proprio adesso doveva mettersi a fare le telefonate.
sarebbe servita difficilmente, ma magari sarà, magari per una volta tanto gli andava peggio. Ma poi ripeto, in realtà non è, cioè quando trovi due rate up su tre, come fai a dire che ti è andata male? Ti è andata di sfiga perché due su tre non hai beccato proprio quello che cercavo io. Ecco, quello sì. Hai pullato nuovo vero? Magari Robo. Ho trovato tutti tranne lui praticamente. Ho trovato tutto il mondo tranne l'uomo vero. Barde, vogliamo le bet. Ma credo che il Mario, credo che Marione abbia già pagato le bet. Credo. Pensa che io l'ho beccato all'ultimo pool con 500. Io sono arrivato a 5, ne ho fatte 515 anch'io, ma non è andata. Quando poi vedi che continua a darti roba, ma non ti dà quello, lo capisci che non te lo vuol dare, quindi non ne vale la pena. E qua che cavolo posso dargli? Allora, potenziamento tecnica combinata va bene per l'1-2, ma non per il tiro, perché tanto il tiro non c'ho quello combinato. Allora, dammi vittoria del contrasto. E dammi determinazione, se posso sceglierne un'altra. Dov'è determinazione? Qua. Non posso sceglierne un'altra perché giustamente lui non l'ho fatto. Uguale a Forbidden Alternative a 500 day. Mizzica, ma l'avete trovato tutti a 500 tranne me. Ah, mi sento veramente fortunato, eh. Meglio così, Bardi. Uno con la maglia dell'Inter in squadra non l'avrei potuto vedere. 600 shaft senza rimorsi. Ma vaffa, ma io se avessi trovato veramente Aoi e Ishizaki, subito li avrei messi. Tutte e due instant. Mamma mia, non passava più un tubo. La cosa bella è che prima di lui ho beccato Levin Dreamfest e nel suo stesso pool ho preso lui e Rival Dreamfest doppione. Cioè hai fatto l'unplane praticamente in due pool. In due pool hai fatto l'unplane. E questo non posso perché mi mancano gli altri due. Allora, 4 più giocatori non giapponesi. Parametri tutti i giocatori della squadra 3,5%. Ma mi va anche ad abbattere i Bond. Mi va anche ad abbattere. Grande Levin con 100 dribble. La mia fortuna non ha fine. Ha trovato con 950. Mizza, che ancora un po' arriva via il Piti. Beh, o meglio averlo. A questo punto sono quasi felice di essermi fermato prima. Se veramente. Se me lo tengo solo se l'attentizzano qualche altra sua versione. Giusto. 4 di scudo. Sì, ma in coppa non. Cioè, in coppa la gente non gioca le debuff. In coppa agility. E l'unico modo in cui io posso utilizzare questo Levin è metterlo in coppa agilità. Non, in questo momento nella mia squadra non si incastra mai nella vita. Quindi non. Me ne farei niente. Dovrei metterlo per forza in coppa agilità. Ah, vediamo. Allora, il tiro già ce l'ha all'1-2 con Snyder. Quindi gli manca, dribbling ce l'ha. Vabbè, dovrei mettergli qualche tecnica, tipo un passaggio per cambiare. Schifo non farebbe. Ce l'ho un passaggio per cambiare. Il ruggito del drago su di lui sarebbe stato tanto. Oh, non ho visto chi è. Ciao Emanu, grazie. Grazie per il follow. Facci vedere le mene. Sì, adesso ci arrivo. Sto un attimo che mi devo studiare sto soggetto. Allora, intercettazione e contrasto. Ok, ce li ho. Possibile che non abbia un cavolo di passaggio. Potrei passargli anche l'impulso distruttivo, tecnicamente. Vabbè. Ci penserò a tempo debito. Adesso non vale la pena. Dovevi andare all'in davvero uomo valoroso. O magari le ultime 4 le faccio andare. Ah, raga, però tanto l'avete visto. Lo sapete meglio di me di come funziona questo gioco. Le tengo per il prossimo Dreamfest. Le tengo per la fine del mese. Ciao Davix. Si vedeva che. Cioè, quando ti dà tutti i rate up tranne quello, puoi stare qua anche un anno. Non. Te lo dà. Zero. O poi, se volete, sto sforzo estremo lo faccio anche. Tanto a me non è che mi è mai fregato particolarmente di avanzare le Dream Ball o meno. Anche perché sicuramente, almeno fino alla Dream Collection, non avrei provato nulla. Il problema tecnico è che ci avviamo in un mese particolarmente breve. Che cosa intendo per mese particolarmente breve? Vuol dire che se a febbraio il Dreamfest è al 28, che è lunedì, vuol dire che i Next Dream me li mettono al 18. Me li mettono al 18, quindi io entro il 18 ho bisogno di 220 Dream Ball. È qua, perché i Next Dream li pullo a priori. Quindi.
Cioè, se fosse stato un altro mese, ci avrei anche pensato. Cioè, non ci avrei pensato. Cioè, le avrei buttate. Chi se ne frega. Ma col fatto che il Next Dream a sto giro mi arrivano tra 19 giorni. Se poi parto da zero, non so se riesco a fare con le Dream Ball che stanno dando di questo periodo. Poi non so se riesco a fare 220 Dream Ball in 18 giorni, perché di fatto oggi non lo puoi contare. Non lo puoi contare più. Mi sei impastata la schermata. Ecco, stavo dicendo, sono passato. Allora, questa è la squadra che usavo nelle vecchie partite di serie e che ho mantenuto come squadra delle formazioni di serie a livello difensivo, per il semplice motivo che ho 48% di bond, che non è il mio massimo. Tecnicamente il massimo arriverei, se non ricordo male, a 48,5. Vabbè, ma il Next Dream non devi mica pullarli il giorno dell'uscita. Sì, ma una settimana stanno in Next Dream. Non è che stanno 15 giorni, in Next Dream stanno una settimana. E la settimana. E 3 giorni dopo. 10 giorni dopo c'è il Dream Fest. Siccome non posso sapere chi esce al Dream Fest, non è che Ishizaki era l'unico che mi serviva. Cioè, al Dream Fest, se mi dovessero mettere in rate up Napoleon, Ken, Salinas, Yuga, Oi. Vabbè, Yuga è un po' difficile che li mettano in rate up 2 mesi dopo che sono usciti. Però per dire, ciao Conte, grazie per il follow. Se dovessero mettermi uno di quelli lì, mi converrebbe molto di più tenerli anche per il prossimo mese. Tanto a sto giro l'abbiamo capito. Ah raga, mi sono usciti 3 giocatori in rate up, 2 Levin e un Rivaul. Fidatevi, non lo dà. A quest'ora l'avevo stratrovato se me lo doveva dare. Fino a quando il giocatore in red up ci sta, io 500 Dream Ball, manco un rate, così come... Mauro ha detto una cosa giusta, fino a quando ti dà giocatore in red up, tutto sommato, cioè ci devi stare, poi sfiga vuole che 2 su 3 non becchi proprio l'unico che ti serviva. Red up mettono Muller in versione pigiamino? Sì, credo anch'io, anche perché non l'hanno mai messo da quando è uscito. Oh, ciao Anto, ciao. Comunque, questa era quella che uso per le partite di serie in difesa. Questa è quella che uso per le partite di serie quando devo fare il punteggione. Una bella formazione mono giapponese di tipo tecnico, con quanti più giocatori possibili con Bondary Break 4, anche se baulati, chi se ne frega, tanto servono solo perché i Bondary Break 4 danno punti. E quanti punti ho di base con questa? Mi sembra parto da 6400 punti base. Con questa qui nelle partite di serie parto da 6400 punti base, quindi se riesco a fare 12 gol... Se riesco a fare 12 gol dalla serie S passo quasi sicuramente in SS. In serie SS non te ne bastano 13. In serie SS devi fare 13 gol, ma con almeno una formazione con 7500 punti base. Questa qua non gli arriva neanche vicino, sinceramente. 7000/7500. Questa non ci va neanche lontanamente vicino. Non ci arriva neanche proprio, non li vede neanche. Però insomma, ogni 2 settimane faccio su e giù tra SSS. Oh, le Dream Ball si portano a casa anche così. Hai trovato Ishizaki? No, ho trovato tutti tranne lui. Mentre invece questa è la formazione di Coppa. Questa è la formazione che sto utilizzando in Coppa. Ho qualche problemino là davanti. Devo dire la verità, Levin tutto sommato al posto di Chester, perché Chester mi sembra che è un 3,5 anche lui. Oh, Levin al posto di Chester posso starci. Non ci avevo pensato, ma effettivamente in Coppa Levin al posto di Chester ci posso stare. Ci posso stare, lo posso provare. Più che altro perché ho Levin, ho tutti quelli in rate up. Ho trovato Rivaul, ho trovato Levin, ma non ho trovato Ishizaki. Quindi dicevo, Levin al posto di Chester mi ci potrebbe anche andar bene. Allora, difensivamente sta formazione qua mi sta rendendo una cifra. Mi sta rendendo veramente una cifra difensivamente, perché quel Calz, Gentile, Akai e Gito mi rendono veramente una cifra. Genzone in questa coppa ancora va bene, anche per il fatto che comunque ricarica un botto di stamina tra primo e secondo tempo, e quindi non devi stare lì a pensare quale parata utilizzare per risparmiare la stamina. Nella peggiore delle ipotesi in panchina c'è Wakashimazu con Super Sub, che anche lui rende. Non credevo, ma anche lui rende. C'è questo cavolo di JJ Ochado, che come salta un uomo arriva davanti al portiere e tira delle steccate incredibili. Vabbè, Snyder purtroppo soffre molto l'assenza di Tiger Brand.
Snyder soffre molto l'assenza di Tiger Bran. Yuga della Reggiana, devo dire la verità, non sono ancora riuscito a dargli una palla giocabile in 5 partite di Coppa. In 5 partite di Coppa non sono ancora riuscito a dargli una palla giocabile a Yuga. Zero, non ne ha ricevuta una. Questo Yuga può tirare sostanzialmente solo a palla alta o palla bassa, tiro raso terra, perde tutto. Quindi o lo butti in qualche modo dentro con Tsubasa, oppure tanti saluti. E Tsubasa devo dire che nonostante tutto comunque sa ancora il fatto suo, non lo uso per far gol perché in questa coppa non segna tipo mai, però a livello di regia, a livello difensivo ancora regge. Purtroppo è l'unico di tutta la squadra che non mi attiva i legami pieni, motivo per il quale non riesco a superare il 30% di legami. Oh, però per adesso ha fatto 5 partite, 4 vittorie, un pareggio. Schifo, pensavo peggio, devo dire la verità. Forse ce l'ho ancora, perché avevo testato anche un'alternativa a questa squadra, che però ho cancellato. No, era questa. Volevo testare anche questa. In realtà una partita l'ho usata sta squadra. In una partita l'ho utilizzata, ma uno, difensivamente non mi regge meglio di quell'altra. Questa qua l'ho utilizzata perché se non altro avevo il 5% in più di Bond. 5% in più si fa sentire. Non posso dire di no. 5% in più effettivamente si fa sentire. Però Kals faccio ancora fatica a digerirlo in quella posizione. E io questo ce l'ho lì anche nella mia mail, Kals. Quindi, cioè, so di che cosa parlo. I due spagnoli come centrocampisti difensivi è come averne uno solo, perché Rafael senza autointercetto viene saltato tipo always. La tre quarti è quasi uguale a quell'altra, forse leggermente meglio perché Rivaul è sicuramente meglio rispetto a Chester dopo che gli hanno fatto il rework. Snyder stesso problema, soffre l'assenza di Tiger Bran. E Yuga mi aspettavo molto meglio. Anche dandogli palla da Tsubasa, tira delle ciofeche pazzesche. E quindi, mixando una difesa non proprio convincente con un attacco che fa ancora più fatica a segnare, e un Kaluzes in porta che, per carità, Kaluzes non è neanche malissimo. Non è malissimo Kaluzes, però continuo a preferire Genzone tra i due. E quindi no, l'ho abbandonata per quell'altra, che è quella che avete visto prima. Bella Barde, sono arrivato ora e hai già pullato. Sì, ho pullato 500 Dreamball, ho trovato Rivaul, ho trovato due volte Levin, purtroppo non ho trovato Ishizaki. No ragazzi, ho letto sacrificherei Ochado, no, credetemi, no, cioè fidatevi, no. No, Ochado se salta un uomo fa gol al primo tiro sia a Genzo che a Kaluzes, e probabilmente anche a Salinas, che però contro Salinas non sono ancora riuscito a testarlo. Ma credetemi, Ochado dopo che salta l'uomo tira di quelle bordate pazzesche, quindi no, believe me, no, Ochado no. Levin, ok, potevo metterlo al posto di Ochado se avesse avuto Xiao. Se ne poteva anche parlare. Ma qua Xiao dovrei mettere tipo il baulato. Perché è di tipo agilità. E se ne poteva parlare perché potevo passargli il tiro del trio del Monaco, che era un tiro combinato, e che con quel Levin sarebbe stata veramente tanta roba. Però alla fine credo che lo metterò al posto di Chester, per il semplice motivo che ha... come si dice, secondo me lo skillo meglio a livello difensivo, riesco a skillarlo meglio difensivamente parlando, credo, però devo vedere o me lo devo un po' studiare. Chester è buono perché tutto sommato c'ha il 20% in più le tecniche speciali, mi sembra, se non ricordo male, era 20, esatto, ha il 20% in più le tecniche speciali, però oggettivamente, e c'è anche un sigillino, però non arriva a fare grandi numeri, oggettivamente non c'è. Oddio, in realtà un gollettino gliel'ho anche fatto fare a Chester per il momento. Grazie Ulbabrab 101.
Grazie per il follow. E, diciamo, un golettino gliel'ho anche fatto fare, mi sembra, a Chester. Ha un Genzo tra le altre cose, e però Genzo abbastanza spompo, perché lo stavo, eravamo forse ai supplementari, lo stavo bombardando tipo con tutto quello che avevo. E beh, certo che senza Ishizaki, dove si vince in una coppa dove si dovrebbe vincere il suo contrasto, è veramente sad come cosa non poterlo poi eventualmente utilizzare. E allora, scusate, tanto che ci sono notifiche, perché credo che in realtà oggi non abbiano detto nulla, ma sono andato talmente tanto di fretta tra una cosa e l'altra. Vabbè, hanno rinnovato i mercati, ok, quello va bene, Mini Dream Fest va bene, compro potenziamento agilità, Luis Napoleon, no niente, dai, il resto bene o male avevamo già detto tutto. Facciamo un'amichevoluzza? Facciamo un'amichevoluzza? Io farei un'amichevole tipo squadre di coppa, così, per sport, amichevole squadre di coppa con regolamento di coppa. Dai, vediamo. Si può mettere il regolamento della coppa in amichevole? Cosa sono le tecniche? S10, se non ricordo male. Allora, recluta. S10. Sì, là sarebbe a 20, qua ti dice a 30, però va bene. Peccato che non si possono mettere bonus ai giocatori di tipo agilità. Ok. Metteranno mai la maglia dell'Inter nel mercato? Ma credo che in realtà in passato l'abbiano anche già messa, però no, sono anche quasi abbastanza sicura di questa cosa, forse ce l'avevo pure. Boh, togli l'SS e metti S10, scusate. Lascia la stanza. Recluta. S10 c'è! S10 c'è. Ah, devo togliere le super solidarietà di squadra, giusto? Solo abilità legame attiva, eccola qua. Giusto. S10 è giusta. Ok, coppa. Oh, le vostre squadre di coppa voglio vedere. Non venitemi con la main, perché vi chiudo la stanza. Ah, era la maglia subazzizzata, io intendevo quella di Next Dream. Allora, probabilmente la metteranno quando faranno un altro banner sui giocatori italiani. Credo. No, basta, grazie. Ne hai fatto una in più. Ah, perché era ancora il telefono. Ah, oh, poi mi racconti. Oh mamma. E potrebbe essere quasi un derby, Bard e Badra. K cos'è? La Katsuki, se non ricordo male. Formazione della squadra in corso. Grande Lord Doleman. Mamma mia, Lord Doleman. Mamma mia. Però non è giusto, qui non c'è il bonus ai giocatori di tipo agilità. Come cavolo lo batte un portiere di tipo tecnico? Non è giusto. Questo è un cheat. Come lo batto un portiere tecnico senza il bonus di tipo agilità? Vabbè, fammi vedere la squadra di un pro. Vabbè, ma questa non è per la coppa, dai, non ci credo che in coppa ci va con 4 giocatori di tipo resistenza. No, pardon, 3, ho fatto male i conti. Non ci credo che in coppa ci va con un giocatore con 3 giocatori di tipo resistenza, via. Beh, questa mi è andata bene. Ah, Blueno che cosa aveva? Killer di giocatore del Rising Sun, sigillo di abilità speciali, sigillo di abilità speciali, recupero, killer di giocatori non giapponesi e naturalmente ma sigillato il tiro. Legit. Questo è culo. Non ci sono i bond attivi, mi sa. Ma come no? Ah già, Blitz, che è vero, non ci sono i bond attivi. Oh, che è sta storia? Io non ho le abilità di squadra.
Ma vuol dire che ho fatto disattivato tutto? Vabbè, pace, chi se ne frega, tanto ormai siamo in ballo, balliamo. Mizzica, se è furbo fa il passaggio. Yoshi, koko nara ikeru. Infatti mi sembrava che c'erano poche icone sullo schermo. Ma manca qualcosa. Di solito si vedono tipo più frecce qua che nell'arco di Robin Hood. Tanto gentile è dietro. Quindi anche se utilizzi il passaggio non... Eh no, sì, però lo puoi scavalcare, sì. Genzo esci. Ah no, mi serve la Data Snyder. Porca vacca. La Data Snyder. La Data Carletto primo del re di Sassonia. Io avrei tirato con Snyder. Secondo me hai messo abilità legame inattivi. Cacchio, è vero, ho messo abilità legame inattivi. Zio Pero, ho messo abilità legame inattivi. Porco cane, vero. Porco cane, è vero, ho messo abilità legami inattivi. Vabbè, le possibilità che lui tiri sono nulle, però io devo far blocco per forza. Lo sapevo. Ma raga, abbiate pazienza, dopo 11 ore di lavoro i neuroni in testa iniziano a perdere colpi colpevolmente. Ho visto adesso che sul tabellone di San Siro ho ancora il banner di San Valentino. 15-7, 15-8, 3-7-2, 3-7-8. Verde contro blu. Qua serve a botta di culo. Botta di culo che ovviamente non arriva. Qua serviva veramente la botta di culo. Pasce sterile. L'ha messo su Chester. Oh, proviamo a dribblarli tutti e due, vediamo. Mica, ho capito che è rotto, ma non pensavo così rotto. Vabbè, fai il contrasto che almeno ti stanchi un po', va. Intanto guardo un po' di statistiche. Codificatore FPS, siamo stabili a 3000. Da 30 kilobytes in caricamento, siamo stabili a 3000. Fotogrammi persi 0, frame lamentati 0. Direi buona. Sessione da 46 minuti, ci posso stare. Mi andrà di 1-2 anche lui? Beh sì, che mi va di 1-2 anche lui. Inizia, c'ho intercettazione a 30 con questo Gito. Oh, in coppa basta e avanza, eh. In coppa devo dire la verità, basta e avanza. Fuori coppa! Fuori coppa! Fuori coppa succede questo. 1% contro 10. Che bello il prato fiorito, però. Che ha fatto? Ha provato ad alzarsela. Oh, riproviamo l'intercettazione, vediamo se me lo fa ancora. Adesso fa dribbling, scommetto. Ci avrei scommesso che adesso faceva dribbling. Porco cane. Ci avrei scommesso che faceva dribbling. Vabbè, ma io ho fiducia in Gendos.
Io avevo fiducia in Genzo. Avevo fiducia in Genzo, ma questa amichevole non mi tira bene neanche il critico. Sciambola! Che cacchio! Bellissimo! Cos'è il 13%? Ok, va bene, ci posso stare. Mi sta bene. Grazie Dani. Grazie per il follow. Ma perché? Perché sta roba? Eh no, ancora 2 minuti fa in tempo a fare un altro gol. Ho detto non uso l'intercettazione, col cavolo. 2 minuti fa in tempo ancora a fare gol, sì. Ma no! Dammi un secondo. Tanto continuo a uscire e rientrare dalla chat room. Allora, che cosa si può fare per migliorare? Beh, intanto così. Proprio giusto per. E poi siamo un po' più offensivi, dai. Vabbè, legami siamo a 0, è vero, chi cacchio se ne frega. Pronti. Mattake. Wakuwakusuruze. Mi metto sempre che se non riattivo la schermata questa non si vede un tubo. Ma non neanche a cacchio, volevo sistemare Kals su uno dei due gemellini del cavolo e non ci sono riuscito. Vediamo, mo sono curioso di vedere Wakashimazu extra coppa, fuori coppa. Albero fuori gioco. Ma era fuori gioco, l'ho visto da casa mia. Chi è che c'ha in mezzo lui? Porco cane, non lo vedo. E certo, magari dalla lui, no, ah boom. Ottimo. Yuga, torna indietro, stronzo. Yuga, come stai così avanti? Scusa. Legit. E per parte Davids il passaggio me lo fermava così. E finalmente, siamo riusciti a fare un fuorigioco. Alleluia. Alleluia, cavolo. Fammi vedere sta roba qua. Scusate, io intanto sto. Che cacchio sto facendo? Snyder. Ok, boom, perfetto. Stavo sistemando una cosa sul PC. Allora, intercettazione o cosa? Oh, Yuga in offside, proviamo così. Come scommesso. Vabbè, questo va via col colpo germanico di sicuro. Non leggo più i messaggi della chat, questa cosa è grave. Molto grave. Qualcuno riesce a scrivere una qualunque cosa?
se non riesco più a leggere i messaggi della chat. Tipo anche solo prova barde prova, per dire. Qualunque cosa, ecco, grazie. Grazie Axwell, esattamente quello che cercavo. Qualunque cosa, perfetto. Adesso vedremo se Ken con Super Sub è meglio o meno rispetto a Genzo. Oh, 19. Chat chiama Bard, perfetto. Siamo, sì, abbiamo 5 minuti dalla fine. Colpo difensivo tra la vita e la morte. Ma ho fiducia in Ken. Mi sembra lanciato bene. Lo vedo come uno che sa il fatto suo. Quanti cavolo di scudi avevo in questa formazione? Cioè non mi sono mai accorto di tutti sti scudi. Ma vabbè, ma che cazzo. Giusto perché Rivaola ha anche killer di giocatore. Rivaola ha anche killer di Rising Sun. Poteva finire a tutti in quella squadra. Poteva finire a tutti. Perché proprio Rivaul che è killer di Rising Sun? Ciao Novi. Allora, non posso dire che sono andati male perché mi sono usciti 2 rate up su 3. Il problema è che tra i 2 rate up che sono usciti non c'è Shizaki. Per cui interpretala un po' te come vuoi. 500 dribble comunque. Dalla ancora lui però magari. Ma certo, ma sì, ma chiaro. Ma chiaro. Qualcun altro che, non so, qualcuno che non ha tirato ancora? Tsubasa? Non so, Tsubasa. Io farei tirare anche Doleman a questo punto. Addirittura al 45esimo e 32 in amichevole. Per chi? Vabbè, giusto, per Snyder, ha fatto bene. Altro che. E non ha tirato. Ah, ecco. Ah, è giusto, perché usa il tiro quello sgravo. Mi sembra corretto. Tra l'altro pure critico dorato. Poteva arrivare a 11 giocatori diversi e il gioco ha scelto proprio Rivaul. Oh, però a livello di stats, nonostante abbia perso l'equilibrio. Vabbè, dai, tanto chi se ne frega, 49-51. Mi era quasi andata bene. Avevo preso il palo quando aveva preso il critico arcobaleno. Sono riuscito a fare un tiro in porta? No, non credo. Perché l'unica palla che sono riuscito a buttare in aria con Yuga mi ha sigillato il tiro. Oh, devo rivedere le impostazioni dell'amichevoli, effettivamente. Perché credo di aver sbagliato qualcosina. Però io non ci credo neanche morto che questa è la sua formazione di coppa. Ma neanche se me lo mette per iscritto ci credo che lui in coppa va con questa formazione. Ma neanche a piangere. Allora, se adesso faccio recluta, dov'è che qua ho cannato? Solo abilità legame inattiva. Solo abilità legame. Quindi solo i bond. E però come faccio a dirgli? Io non voglio tutto disattivato. Allora, nessuna restrizione. Io non voglio le abilità di squadra. E però qua non si può mettere senza abilità di squadra. Non si può mettere senza abilità di squadra. Vabbè, allora facciamo nessuna restrizione. Ragazzi, entrate con la formazione della coppa senza abilità di squadra. Ah, giusto, 593249. Prima mi sono dimenticato di dire il numero della stanza. A parte che adesso ho spostato la webcam, quindi in teoria dovrebbe vedersi anche bene. Ipoteticamente, credo. Gian, Naples 89. Oh, ma siete tutti in superstar? Ma che cavolo è successo? Beh, io non sono l'unico che è rimasto. Che è rimasto indietro. Naples 89.
Ok, do per scontato che sia la formazione della coppa, perché vedo che anche lui è 790. Vediamo un po'. Vabbè, la mia la conoscete. Mi dicevo della mia difesa, ma la sua sta messa decisamente meglio. È vero, Ino, non avevo pensato. Non avevo pensato all'idea di poter mettere Ino. Effettivamente Ino in coppa potrebbe essere. Potrebbe essere worth. Potrebbe essere di valore Ino in coppa. Quante carte hai sull'account? Essendo dei one, questa è una bella domanda, effettivamente. Vabbè, ha intercetto S1. Io non ci credo che intercetto S1. Dai, neanche a piangere ci credo. Yuga, ce la fai a prenderlo senza che arrivi a Kai? Sono arrivato 31esimo in rank. Resta SS. Ah, ecco. Beh, 31esimo in rank, cioè è tantissimo. Questa dai è buona. Finalmente. Finalmente riesco a usare Yuga. Alleluia, alleluia. Ma quel Ken che valori ha? Da super sub altissimi. Da super sub, da sostituto. Da titolare no, da titolare è una difendera conda. Cioè non esiste. Quante carte sulla carta? Ammetto di non averle mai contate. Anche perché io ho ancora anche tanti baulati. Di quelli che regalavano un po' speciali, tra virgolette. 328, 378. Naturalmente ha un discreto vantaggio. Fin qui posso starci. Però finalmente sono riuscito. Finalmente sono riuscito ad utilizzare. Ad utilizzare Yuga alla settima partita. Per me prova a saltarmi. Beh, 30% di super sub è tantissimo, eh. Non è, cioè 30% è un terzo delle sue stazze totali. Infatti anche in coppa il più delle volte se Genzo non dico che perché in coppa Genzo riprende praticamente tutta la stamina tra primo e secondo tempo, però in genere se arrivo ai supplementari io metto lui. Dà una certa garanzia. È anche molto buono l'altro Salinas. Salinas è sempre quello dell'anniversario, volendo. Con l'unico problema è che quel Salinas il bonus lo prende se stai già vincendo. Quindi se sei uno che riesce tipo a segnare alla prima azione, sei in una botte di ferro. Altrimenti no. Vai Gitone, io credo in te. Oh, non ho mai trovato un intercetto S per Gito. No, in realtà uno sì, però non c'ho voglia di buttare via quella versione per passargli l'intercetto a questo. Ma ha fregato male. E tra altre cose probabilmente non l'avrei fermato neanche se avessi azzeccato il contrasto giusto. Allora, tre dribbling non li fa. O tira o fa l'1-2. Potrebbe essere rischioso, perché lui si becca il 30% quando uno prova il blocco. Però voglio vedere. Oh, mi avete messo la scimmia, ma volete vedere? E c'è. Vabbè. No, ma. Ok. Anche io che mi stupisco dei rimpalli.
中でも使えるんだ。よし来い。Come mi sento fortunato in questi frangenti. Come mi sento fortunato. Che culo veramente. Come mi sento fortunato. Dai, dai anche il gol al 34%. Tanto hai fatto 30. Hai fatto 30, fai 31. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Rimpallo, palla su base. Vabbè. Ok. Onesto. E cosa devo farci? Poco scriptato. Oh, fammi in 1v1 con... Cosa ho appena visto? Con l'S1. Con l'S1. Con l'S1. Con l'S1. Almeno uno dice S1 S10, non è che... Sì, ma con l'S1. Ma che intercetto hai? Giuda? Con l'S1. Adesso ci manca solo il gol al 19%. Almeno quello. Tanto che mi dà tanto. Dai, riprovaci, Tsubi. No, cacchio. E mo che faccio qua? Oh, prova la gattata. Proviamo la gattata. No, e perché... Perché Ishizaki non me l'ha saltato? Perché Ishizaki non me l'ha saltato? Sta roba? Cioè doveva saltare... Oh, inizia che stavo uccidendo il microfono. Ciao Dario. Doveva saltarlo tipo 8 volte. Aspetta, proviamo la furbata. Saltiamo uno e saltiamo l'altro. Mando Yuga in porta da solo. No, niente. Anche qui, perché non mi fa fare smarcamento? Dai, prova con Ociado. Dai, adesso se sei un gioco serio mi fai passare il 5%, no? Fine primo tempo. Primo tempo, come dire, così un po' boh, non so neanche come descriverlo sto primo tempo. Non ti dai clear perché prima ha matchato con uno dei tuoi. Ah, per quello, sì, è vero. È vero. Mi ero dimenticato di quel dettaglio. No, ma bello, comunque, buono, cioè, son contento che quel tiro rimpallato, che probabilmente Akai avrebbe fermato col culo, son contento che sia andato proprio a Tsubasa, libero da solo in area di rigore, che ha potuto spostare tranquillamente Ino, che gli è arrivato anche palla alta, tra le altre cose, dove lui ha pure il bonus, e che nonostante il 60 contro 30 abbia fatto gol. No, ma va bene. Tutto nella stessa azione. Non è che dice una cosa in un'azione, una cosa nell'azione dopo. No, tutto nella stessa azione. Che culo. Sono tame ni ore wa koko ni tōnyū saretan da.
Sì. No, che scemo, mi sono dimenticato di mettere difensivo. Ero convinto che il secondo tempo partivo con palla mia. Che scemo, sto organizzando io le amichevoli. Ero convinto che il secondo tempo partivo con palla mia. Sono rimasto interdetto quando ho visto che era palla sua. Intercetto uno, niente. Ma grande gentilone, almeno te. Dai, zompateli, mangiateli. Oh, non lo salterà mai ad Akai, ma mai nella... Però uno ci si prova, magari ci riesce. Oh, se ci riesce va in porta da solo. Dammi una botta di RNG anche a me, quel critico dorato. Critico dorato fuori... Sì, oh, lo fermava lo stesso, non sto dicendo quello, però sai, magari avere, che ne so, un 80-20. Un 80-20 uno ci spera, ci prova. Magari con una botta di culo, no. Critico dorato, come per dire, ma non ci devi neanche pensare. Vabbè, qua lui naturalmente farà l'1-2. Ah, ma ha voluto umiliare, mi ha fatto il dribbling proprio per umiliarmi. L'umiliazione sublime. Critico argento, finalmente, una cosa buona. Ok, questa mi è andata di culo. Mi vuol far provare... Ho sbagliato il passaggio. No, niente, vabbè, ma non ce n'è. A parte che avevo sbagliato il passaggio, la prendeva Genzo. Però, non, cioè, io non so più cosa dire. Non so più cosa dire, non so come interpretarla, non so cosa pensare, non so cosa fare, non so nulla. Non so nulla. Tanto ha fatto un'azione della Madonna comunque, quattro passaggi è andato in porta senza farmi intercettare. È vero che io non è che sono proprio nella posizione più idonea per poter giocare in questo momento. Vai Ken, you got to believe. Credici Ken. 74-24. No, non è un fermo immagine, sono proprio rimasto così. Cioè, che cazzo gioco a fare? Che cazzo gioco a fare? Scusatemi, ma che cazzo gioco a fare? Lascio scegliere al PC. Cioè, fatemi leggere i messaggi, lascio scegliere al gioco. Toh, che cacchio devi... Non è anche il toh, tira! Che magari è l'unica cosa che non mi prende. Prova a tirare. Cioè, cosa devo fare? Cosa devo fare? Palla in attacco per me. Cross, rimpallato da un 70-30. O un 80-20, quel cavolo che era. Palla a lui, all'uomo libero, all'uomo più libero che c'era in tutto il campo. Quattro passaggi in porta, 74-25, gol. Cosa devo fare? Ma neanche se quitta questa me la fa vincere. Se quitta questa me la dà persa uguale. Me la dà persa comunque. Che cosa devo fare? Cioè, qua se quittava mi veniva fuori e hai perso. Che cosa deve fare uno? Ma neanche per errore. Ma neanche per errore. Nemmeno se l'avversario si fa autorete la vinci. Neanche su FIFA quando te la giftano. Neanche su FIFA quando fanno l'autorete e poi... E poi escono per giftartela. No, basta, ragazzi. Vabbè. Fatemi andare alla home, va, che è meglio. Fatemi andare alla home, che è meglio. Grande Gianmarco, grazie mille.
Bard, secondo te ha senso iniziare a risparmiare ora per giugno così da portarsi a casa i Super Dream Fest, che sono gli unici che restano in meta almeno un anno? Me l'avete già chiesta in tante questa cosa. Io vi dico la mia, che probabilmente in questo caso starò andando molto controcorrente. Ve lo dico già prima, sto andando molto controcorrente. Visto che sono le 11 meno un quarto, anche se poi la replica sarà su YouTube, quindi sarà su qualunque ora la vogliate vedere, andrò quanto più diretto possibile, anche perché uno sono stanco e due dopo 11 ore di lavoro ne ho anche le ciotolette un pochettino piene, quindi vado diretto. No ragazzi, iniziare a risparmiare adesso Dreamboard per l'anniversario è una puttanata tremenda. Credo di essere stato per un motivo, siamo a febbraio. L'anniversario è a giugno. Seriamente, fate 4 mesi senza giocare, 5 mesi senza giocare. O che uno c'ha già una formazione con tutti i top del gioco, e allora ok, se hai già una formazione con tutti i top del gioco, posso anche starci. Ma non è che i giocatori che usciranno da qui a giugno sono delle seghe tremende. Apro e chiudo una piccola parentesi. Tsubasa, quello verde. Tsubasa Super Dream Fest 2020, dopo un anno e passa di gioco in una squadra di club, magari full giapponese, è ancora in meta. Ishizaki, quello che è uscito oggi. Ishizaki, quello che è uscito oggi, per come l'hanno strutturato, tra un anno è ancora in meta anche lui. Quindi non è vero che gli unici che sono in meta sono sempre i giocatori di Super Dream Fest. Anzi, mi permetto di aggiungere una piccola postilla. Snyder Super Dream Fest di giugno, senza Kals e Tiger Brand, per me vale tipo meno di Mbappé. Vale meno di Mbappé. Quindi non è vero che se un giocatore esce Super Dream Fest automaticamente sta in meta un anno. Müller vale Richard. Müller ora come ora vale Richard. Quindi questa cosa secondo me non è, cioè ripeto, poi certo mi metti Snyder, Kals, mi metti Tiger Brand, magari mi metti anche i due fratelli Smith che danno pure il bonus ai giocatori tedeschi, e allora lì cambia tutto, ok, fino a lì sono d'accordo anch'io, però devi proprio avere quella formazione, devi avere proprio quella. Non, ripeto, i giocatori che usciranno da qui a giugno non sono seghe, sono giocatori forti che ipoteticamente potrebbero rimanere anche loro in meta per un bel po', magari non tutti, ok? Mi dite non tutti, io ti dico anch'io sì, no, non tutti, ma qualcuno ci rimarrà per forza. Secondo me se uno vuole arrivare proprio ad avere le Dream Ball per farsi, non dico due piti, ma almeno uno sicuro, se inizia a risparmiare da aprile basta e avanza. Se inizia a risparmiare ad aprile, non fa neanche i Next Dream, per me basta e avanza. Ma oggettivamente fare 4 mesi / 5 mesi senza giocare, perché poi mano a mano che usciranno i giocatori anche le squadre del meta attuale si evolveranno. Quindi non è detto che uno che ha una squadra top adesso tra un mese e mezzo abbia ancora una squadra top. Se uno può permettersi di fare tipo 4-5 mesi senza giocare, buon per lui. Ma per me fare 5 mesi senza giocare è un'esagerazione. A me in passato è successo di farlo. Qua attenzione, qua parlo per esperienza diretta, non parlo per sentito dire. Io quando mi era andato malissimo l'anniversario del 2020, io ho deciso di tentare il tutto per tutto. C'era Genzo ad agosto, ho pullato per Genzo, non l'ho trovato. Ho detto boom, io adesso sono completamente tagliato fuori dal meta. Comunque vada, nei prossimi mesi rimango tagliato fuori dal meta lo stesso. Facciamo che risparmio fino a dicembre. E mi sta bene, ho fatto settembre, ottobre, novembre, dicembre. Quei 4 mesi lì, vabbè, settembre, ottobre, novembre, perché dicembre giustamente non lo conti. Quei 3 mesi lì, io sostanzialmente ho fatto 3 mesi senza giocare. È stata un'agonia, ma ero già in condizioni pessime, quindi io lì ho tentato proprio il tutto per tutto. Ma se fossi stato, non dico competitivo, ma fossi stato anche solo appena appena lì per, col cavolo che avrei fatto 3 mesi senza giocare. Avrei fatto come faccio tutti gli anni, ovvero chiudo i rubinetti a novembre, mi risparmio il mese di novembre e poi vado dritto a dicembre, che è quello che ho fatto anche quest'anno. Non so se quest'anno l'ho fatto da... Forse quest'anno ho già iniziato da metà ottobre. No, perché ad ottobre avevo pullato per i Rising Sun, per i
per i Next Dream, perché a ottobre già c'erano i Next Dream, se non ricordo male. Quindi no, quindi quest'anno non ho iniziato ad ottobre, ho fatto proprio solo il mese di novembre. Ripeto, se uno proprio vuole che c'ha una formazione top, che dice ma sì, a me che cavolo me ne frega, tanto c'ho una formazione top, se non sono in Superstar, mal che vada vado in Platino, ok, quello è un altro tipo di discorso. Ma se uno già non ha quel tipo di formazione, per me è una vaccata. Per me è una vaccata a partire da febbraio. Fatti almeno febbraio, fatti almeno marzo, inizia a risparmiare da aprile. Tanto aprile e maggio, più tutte quelle che ti danno giugno, un piti lo fai di sicuro. Non dico due, ma un piti lo fai di sicuro. Uno lo fai sicuro. E magari avanzi anche qualcosa per farti qualche pull dall'altra parte. Però ripeto, qua io vado controcorrente, perché mi rendo conto che se lo chiedete a 10 persone diverse, 9 probabilmente ti risponderebbero sì, inizia adesso a risparmiare per giugno. Poi loro non lo fanno, perché poi quelli che te lo consigliano 9 volte su 10 non lo fanno. Però qua vado controcorrente e io mi sento di dire che secondo me è una vaccata tremenda. Allora, Grandios Rosso top è più top del Verde Dream Collection. Ecco, col club rosso ora Grandios molto più in meta, esatto. In genere i PG che durano di più, a prescindere dalla tipologia del banner, sono quelli con colpo vigoroso. Vero, vero. Aggiungo, mi permetto di aggiungere autointercetto. Perché autointercetto per i difensori e per i mediani è tantissima roba. È tantissima roga. Da aprile è perfetto. Ecco, dai, considera che sono 2 mesi di anniversario, quindi almeno 2 piti da preventivare. Sì, ho capito, ma stiamo parlando di un gioco. Mettersi a risparmiare da febbraio per calcolare i piti di giugno e luglio vuol dire non prenderlo come un gioco. È un po' come per dire che io adesso mi metto a fare, che cavolo così, adesso mi metto a dire, vado a dire a mia moglie, guarda, per la spesa settimanale non possiamo più spendere fino a un tot, perché poi quando, che cavolo ne so, a Ferragosto voglio portarti fuori a mangiare in un posto della Madonna da 500 euro a testa, per dire, mia moglie mi prende a ciabattate in testa, ma con gli zoccoli quelli di legno tipo che si usano in Val d'Aosta, non so se avete presente, è la stessa cosa, ragazzi, è un gioco. Che cavolo lo tiene a fare un gioco se devi fare 4 mesi o 5 mesi senza giocare? Senza giocare per modo di dire, non sto dicendo senza giocare in senso lato, non sto dicendo senza giocare in senso letterale, ma intendevo in senso lato. Ho detto l'esatto contrario di quello che volevo dire. Io inizio da marzo, mi sa, partendo da zero sono sulle 2500 dei mol, per me che faccio PvP pesante è davvero dura. Sempre se non quitti prima, giusto, c'è sempre da dire, le due cose standard in questi casi sono da dire, sempre se non quitto prima e sempre che il gioco non chiuda prima, perché questo sì è standard, è la prassi. Allora, contando che il piti, se fanno come dicembre, sono 1150. Ok, quindi moltiplicale per 4. Ma stai scherzando? Ma neanche se ti metti a risparmiare. Che poi apro e chiudo una piccola parentesi. All'anniversario è vero che poi ci sono i piti del Super Dream Fest e tutte queste belle cose qua. Però c'è una piccola variante che tutti tendono ad omettere. Che tu puoi trovare anche 4 tutti i giocatori nuovi del Dream Fest. Ma comunque, se vuoi le abilità di squadra nuove, devi pullare sui samurai. Quindi i piti dell'anniversario, anche iniziando a risparmiare adesso, secondo me uno non riesce a farseli tutti e 4. Sono 4600 Dreamball, ragazzi. 4600 Dreamball e devi pullare anche per le abilità di squadra. Boh, per me, poi ognuno faccia i suoi conti, per carità, per me non vale, cioè io nel senso, io se dovessi giocare così, cioè lo prenderei come un lavoro, non è più un gioco, mi diventa un lavoro. Se devo pensare già da adesso che devo arrivare a giugno con 5000 Dreamball nel conto, è un lavoro, non è più un gioco. Giustamente Leone dice anche maestro dei pronostici, giusto, anche maestro dei pronostici come abilità rende.
luglio si riparte uguale da zero, senza Samurai non si va da nessuna parte, un'ottima base Club Rossa ma non riesco a chiudere le superiorità, solo Delphi e Tsubasa al 23%, che poi c'è anche quello ragazzi, cioè veramente, uno dice punto al Dreamfest, sì punti al Dreamfest mi sta bene, e poi che cosa fai? Giochi al 69% di Super Solidarietà quando tutto il meta è arrivato al 75%? Per dire, perché molto probabilmente a giugno arriveremo a 25 25 25, quindi diventerà 75. Puoi avere tutti i Dreamfest di questo mondo, ma se poi l'abilità di squadra diventa 75 e tu ancora giochi a 69, sei punto a capo. Quindi boh, io ripeto, per me non ne vale la pena. Per me non ne vale la pena. No, ciò non vuol dire che magari uno che poi che ci riesce, che soffre, che arriva lì veramente all'anniversario, che scopre che ci arrivi tipo con almeno 4.000 Dreamball, perché tanto le altre 1.000 le riguadagni nell'arco dei mesi, poi si ritrova a luglio veramente con una squadra devastante. Non sto dicendo che non succede, anzi, molto probabilmente potrebbe succedere veramente. Però alla fine che cosa hai fatto? Hai fatto 4 mesi a non giocare, per giocare bene altri 3-4 mesi e poi rifarti altri 4 mesi a non giocare ancora. Boh. Per me non sarebbe divertente. Ecco, mettiamola così. Per me non sarebbe divertente. Io già ho sofferto come un cane quando ho dovuto farne 3 dei mesi così. E l'ho dovuto fare, tra virgolette, per forza. L'ho dovuto fare per necessità, non per scelta. Non per scelta, infatti tutti dicono: Bard, hai fatto bene a risparmiare tutti questi mesi. Ma hai fatto bene cosa? Io l'ho fatto perché non avevo alternative, non mica perché volevo farlo. Non lo rifare. Sinceramente, se non ne fossi obbligato, non lo rifarei. Senza Samurai, 5.000 Dream. Già sento l'inculata dei banner da 600 Dreamball anch'io. Sento puzza di banner da 600 Dreamball qui. Torno al gioco, come sono andati i pool? Oh, non posso dire male perché ho trovato 2 rate up su 3. Però non ho trovato l'unico dei 3 che volevo. La gente che pensa a 2500 gemme, io che ci arrivo con 700 se va bene. Vabbè, ma 700 le fai in un mese ormai. Un mese e mezzo. Conviene risparmiare 2-3 mesi al massimo, non di più, è da folli. Da aprile è perfetto. Io in genere per giugno faccio aprile. No, in realtà in genere per giugno facevo da maggio. Vabbè, però quest'anno necessariamente ci sarà da fare anche aprile. Sono 2 mesi più le Dreamball che danno preanniversario, esatto. È colpa delle scelte discutibili della club se il gioco è meno diverso. Ah, intanto vogliamo dire una cosa. Una cosa che sembra una banalità. Sembra un po' una banalità, ma in realtà è, a mio modo di vedere, una sacrosanta verità. La più grande pecca che ha l'anniversario giapponese rispetto a quello global è proprio il fatto di durare 2 mesi. È proprio il fatto di durare 2 mesi. Perché 2 mesi a quei ritmi di banner, di uscite, di giocatori, sono duri da reggere, sono veramente 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 duri. Ma non è che sono duri perché danno poche, se anche ti dessero 1.000 Dreamball al mese sarebbero duri uguali. Ciao Santana, grazie mille per il follow. Se anche dessero 1.000 Dreamball al mese a giugno e luglio, quei mesi sarebbero duri uguali, perché hai tutte le super solidarietà nuove, quindi non parti con una squadra che ha una base già solida, te la devi reinventare da zero. Super solidarietà di 3 giocatori di 3 colori diversi e di due fazioni diverse, giapponesi e stranieri, ammesso che rimangano così. Quindi tu non sai se troverai i giocatori che ti servono, non sai se troverai i giocatori che non ti servono, non sai se riuscirai a chiudere una super solidarietà in 2 mesi, non sai se ce ne metterai 3, 4, 5. Il fatto che l'anniversario giapponese duri 2 mesi anziché 1 in realtà è una grande penalità, è una grande penalità. Escono più giocatori, ma non riuscirei mai a starci dietro se non veramente. E non poco, tanto. L'anniversario global, a parte che è migliore come gestione di per sé, ma perché rende tanto bene? Perché tanto la gente ci arriva con le sue super solidarietà già belle che fatte, o comunque 2 su 3 fatte, 2 su 3 fatte. Magari non 3 su 3, ma 2 su 3 ci arriva già fatte. Un mese, i banner sono quelli. Puoi iniziare tranquillamente a risparmiare da un paio di mesi prima, che ci arrivi scialatissimo, ci arrivi veramente tranquillo. Ti fai il tuo bel mese tranquillo e poi da gennaio riparti, come abbiamo fatto adesso. Il fatto che l'anniversario giapponese invece duri 2 mesi, per me da questo punto di vista, per loro è estremamente penalizzante.
Due mesi che per me, che sto super infegnato, sono folli. Tra farmaco e eventi mi sono trovato a giocare alle 4 del mattino senza considerare i due Super Dream Fest e probabili Super Dream Collection. Troppo, esatto. Esatto. Io già così come sono adesso, nelle settimane, tipo settimana scorsa, dove c'era l'evento a medaglie, e la, anzi come queste settimane, perché l'evento a medaglie dura due settimane, mi fanno due settimane con evento a medaglie e coppa. Poi la gente dice, ma non ci danno, non ci danno da farmare. Sì, se avete tanto tempo a disposizione, sì, effettivamente potevano mettere qualcos'altro, ma... io ora che farò 40 partite di coppa in due settimane e abbastanza medaglie da poter, non dico svuotare il mercato, ma portarmi a casa tutto quello che voglio, a me il tempo non basta mai. Non mi basta mai. Già così come siamo adesso, che la gente, e la gente si lamenta. E la gente si lamenta. Tanto dovrei magari cambiare un pochettino. Dovrei spostare un pochettino, scusate, visto che ci sono... Ne approfitto per sistemare un po' il layout. Acquisizione gioco. Fatemi spostare. Ecco. Direi che così va bene. Ho visto adesso che veniva tagliata la BD Bard. Hanno dato anche meno Dreamball rispetto al solito durante l'anniversario giapponese, sì? È vero. Ne hanno date 600-700 il mese scorso. Devi stare ore davanti al PC o al telefono e poi il rank, giugno e luglio sono ingestibili. Anche perché vogliamo dire che a giugno e luglio uno avrebbe voglia di fare tutto tranne che quello. Possiamo dirlo. Sto tirando avanti perché volevo tirare fino alle 11, raga, la live praticamente è finita. Comunque volevo tirare fino alle 11. A giugno e luglio uno avrebbe veramente voglia di far tutto tranne che quello. Però ti tocca. Però ti tocca. Già a dicembre rompe le balle, diciamolo. Già a dicembre un po' rompe le balle. Però dicembre, Natale, le feste, ti metti lì. Farmi un pochettino, pulli. Stanche giugno e luglio. Stai fuori. Giugno e luglio, se uno può permetterselo, sta fuori casa, non sta in casa. Se uno può permetterselo. Se sei come me che lavori, no. Però generalmente giugno e luglio, se uno può permetterselo, sta fuori casa. Non giocando da tanto, non so più come quante Dreamball si possono fare al giorno o settimana, me lo potresti dire? Allora, al giorno abbiamo le tre delle pubblicità e la missione giornaliera, più la free del login del negozio, 5, più una vittoria nel PvP rango, 6, 6 sicure, 6 al giorno sicure, sì, ma proprio senza gli eventi, senza gli eventi. Sei al giorno sicure senza gli eventi. E poi ci sono gli eventi settimanali. Però lì dipende dall'evento. Dipende se c'è la coppa, l'evento a medaglie, l'evento a scalata, la sfida ai finalisti, il time attack, la sfida internazionale. Dipende dall'evento. Però diciamo che facendo veramente il minimo indispensabile, proprio il minimo indispensabile, sei al giorno gratuite le fai. Che sono, comunque, non è poco. Non è poco. Sono 42 Dreamball settimanali. Fai un'ipotesi di 4 settimane al mese. Quindi tra le 160 e le 200 Dreamball senza praticamente far nulla. Perché l'unica cosa di quello che ho elencato che c'è da sbattersi un pochino è la vittoria giornaliera nelle partite di rango. Che se fai 4 quit o 5, non mi ricordo, poi ti dà un bot e quindi la porti a casa. Più tutti, ripeto, più tutti gli eventi. E magari mi sono anche dimenticato qualcosa. Non ho visto chi cavolo sia, mannaggia. Non ho visto chi si è iscritto, chiedo venia. Hai trovato Ishizaki Bard? No, purtroppo no, genti. Ho trovato Rivaul, ho ritrovato Rivaul. Ho trovato Levin due volte, ma non ho trovato Ryo. Per la club giugno e luglio è tempo di sperimentare coppe fallimentari che vengono poi riproposte a Natale. Lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso, vi prego, su quell'evento, perché è stata una cosa devastante. Allora ragazzuoli, dai, 11 e 2 minuti, io direi che it's time go to nanna, perché veramente sono coltissimo, raga, veramente 11 ore di lavoro e poi anche, quant'è, un'ora e mezza di live più o meno che sono, sì, perché ho iniziato alle 9 e mezza, 11 ore di lavoro, un'ora e mezza di live, non le reggo, sto veramente a schiattare. E c'era qualcosa che dovevo dire, ma che adesso non mi viene in mente, abbastanza particolare. Ah, sì, ecco, allora.
Sull'altro nostro canale, dico nostro perché è quello mio di Jenna, su YouTube, Viviamo e Tifa, nelle prossime settimane avevamo detto che avremmo portato anche qualcosa di nuovo e si voleva partire tipo con una live reaction, approfittando del fatto che questo sabato, se non ricordo male, dovrebbe esserci il derby. Non mi ricordo se è sabato o domenica, non posso garantire che faccia la live reaction proprio per il motivo per il quale questa sera ho iniziato alle 9:30, cioè non so a che cavolo di ora finirò o meno di lavorare. Se riuscissi a farlo, potrei fare un live reaction per il derby, mio malgrado, perché so già come va a finire. Se volete ve lo scrivo anche adesso, se vi faccio un fogliettino e vi faccio vedere direttamente il pronostico. Però sono quelle cose che piacciono, che portano iscritti e quant'altro, quindi nel caso lo farò. Però non posso, ripeto, non posso darmi per già. Lo sto dicendo qua in live perché già qualcuno me l'aveva chiesto prima che andessi in live. Qualcuno dei ragazzi che ci segue, sia di qua che di là, mi aveva già chiesto prima che andassi in live. L'ho detto, guarda che poi in live probabilmente lo spiegherò. E la solfa sostanzialmente è questa. Sabato alle 18, ecco, sabato alle 18 al 99,999% periodico lavoro, quindi sarà veramente impossibile per me in questo caso fare la live reaction del derby, però nel caso vediamo, se sarà vi avviserò sempre su Telegram, anche in quel caso. Buon dai ragazzoli, per stasera è tutto, buon capodanno lunare. Tra un'ora è ufficialmente il capodanno lunare cinese, se non altro domani ci regalano 50 dribble, oh, buttale via. Grazie per avermi seguito e con Captain Tsubasa, se tutto va come deve andare, ci vediamo venerdì sera. A questo punto, pace belli, alla prossima.